Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per non perdere le novità. E se desideri guardare i video senza pubblicità, clicca su Abbonati. Buona visione! La morte segna un capitolo triste, ma magicamente indica il fenomeno dell'evoluzione di tutto l'esistente. Traduciamo da Alexandre Saint-Yves. Così dappertutto, ove l'ombra combatte la luce, dappertutto la morte, potenza cosmogonica del padre, è presente ed attiva, quantunque nascosta ed invisibile. Regina degli spaventi, quando piomba su una famiglia, gli antenati si commuovono un lungo tempo prima che essa abbia colpito. Nel sonno proiettano delle immagini profetiche nel cervello delle donne. E quantunque neutri il più spesso alla vita spirituale, gli uomini qualche volta sono profondamente turbati da sogni. Avviene talvolta che uno degli antenati appaia agli occhi corporali. Nella veglia una tristezza grave si sente nell'aria, oppresso il petto, stretta la gola, l'angoscia nei cuori. Gli animali familiari stessi sentono l'avvicinarsi della distruzione. I cani urlano lugubremente e si è vista l'emozione che agita i maggiori impossessarsi perfino delle cose inanimate del luogo ad essi caro. Nessun occhio profano ha visto la morte. Nessuno sembra chiamato a morire. Eppure essa è vicina. Quando questa potenza cosmogonica del padre entra in azione, prima che essa abbia suscitata la causa mortale del trapasso, la natura si commuove, l'eterno femminino si agita. Iona, la sostanza cosmogenica della vita, freme sulla terra e nei cieli, e le anime dei morti corrono ad avvertire i viventi e volano al soccorso di chi è prossimo a morire. Intanto la morte non è implacabile e sorda che per i profani e i profanatori. L'iniziato la chiama o la respinge, l'arma o la disarma, l'eccita o la combatte, la scatena o l'attacca. Queste cose fuori il tempio devono rimanere celate e non essere svelate che dietro gli altari. Pertanto, per la potenza del suo amore, la donna, immagine umana della natura, ha fatto qualche volta fremere questo velo luttuoso e rinculare la morte. Io ho visto un medico disperato dire ad una madre: «Solo un miracolo salva il tuo figlio». La madre allora si è fermata sola alla culla del suo figliuolo ed il miracolo si è compiuto. Se voi volete morire, chiamate la morte. Se voi volete allontanarla da un essere a voi caro, pregate con tutta la potenza della vostra anima. Ma quando qualcuno deve soccombere, quando l'ora fatale è venuta, coraggio, vegliate ancora su colui che va ad addormentarsi, giammai la vostra dedizione gli è stata tanto necessaria. Il medico, sentendo la sua arte vinta, si allontana a torto. Al trattamento della malattia, alla terapeutica del corpo, deve succedere la cura dell'agonia, la psicurgia degli antichi terapeuti. Il prete, quando ha amministrato i sacramenti e recitate le sue formule, si ritira. Non pertanto resta molto a fare. All'esorcismo amministrativo dei sensi psichici devesi aggiungere un incantesimo reale della sensibilità, uno scongiuro preciso degli antenati presenti. Se il prete e il medico, obbligati a moltiplicare i loro servigi, non possono disporre di tempo bastevole per prolungarsi così in ogni cosa,
L'iniziazione graduale dei sessi e dell'età è dunque necessaria all'esistenza del moribondo come alla religione del vivente. Così il padre o la madre, la moglie o il marito, il figlio o la figlia, il fratello o la sorella potranno dare a chi parte per l'estremo viaggio l'aiuto di cui la morte impone la necessità. E quando l'ultimo sospiro è stato esalato, quando avrete chiuso gli occhi all'essere prediletto, non credete che l'anima sia partita o sia lontana, non abbandonate il cadavere alla guardia dei mercenari. Non mai quella che lo abitava ha avuto sete più grande della vostra intelligenza e fame più forte del vostro amore. Ascoltate e possa il cuore palpitare. Quelli che piamente fa la veglia al morto diletto con la scienza e l'arte del psicurgo è avviluppato nel turbinio disperato dell'anima del morto. Piena tuttora dei sentimenti e delle sensazioni dell'esistenza fisica, più sofferente di aver lasciata la sua effigie che di torcervisi per dolore, quest'anima, che sprovvista di iniziazione, sente infranti i suoi legami corporei e non può trovarne altri, si spaventa, rabbrividisce, si slancia e ricade senza iniziativa in una nuova agonia di terrori. Invano, se essa procede dalle sfere divine, il suo genio celeste le fa cenni, invano gli avi la esortano. La sua chiaroveggenza luminosa rimane colpita di cecità per la presa abitudine degli occhi, il suo intendimento di sordità per l'abitudine degli orecchi. Più nella vita quest'anima si è abbardicata ai suoi istinti, più si è dimenticata nella carne, meno ha ripresa la scienza, l'amore e la coscienza della sua vita immortale. Più ancora essa è prigioniera del suo cadavere, posseduta da lui e straziata per il suo annientamento e la sua decomposizione. Lo stato dei mentecatti più incorabili dà una pallida idea delle sue sofferenze postume che possono durare per secoli. Mettete la natura in cima a tutti i battiti del vostro cuore, pregatela. Pregate Dio vicino al cadavere. Voi non potete sapere quanto bene farete. Quell'anima non vede più altro che la notte. Non sente più che l'inaudito, non misura più che l'incommensurabile, non ha più che un pensiero, un sentimento, una sensazione, la vertigine dello spavento. La ragione e la morale, questi due rapporti con l'umanità di qui giù, sono messe sossopra in lei. Il suo io soffre nell'incominciamento della seconda morte, senza potervisi immedesimare. La sua individualità cerca se stessa in quelle viscere disgregate, senza poter ritrovarvisi. La sua persona, a sé medesima straniera, si insegue attraverso quel cervello e quel cuore inanimati, senza potervisi raggiungere. Sospesa sull'Horeb, su quel pozzo divoratore dell'abisso che l'assenza del sole riapre, tremante, intontita, senza polmoni per gridare, senza braccia per fare un gesto, senza occhi per aprirli e piangere. Essa vuole ad ogni costo immergersi di nuovo in quel cadavere che, eccetto alcune lugubri eccezioni, le resterà chiuso come le sarà la tomba. Essa resta vagabonda in seno allo spavento. Allora il psicurgo deve attirarla. Se egli così agisce, la troverà che, palpitante, quell'anima cerca nelle tenebre del suo accecamento, nel silenzio della sua sordità. Ma cosa cerca?
non lo sa. Un sostegno, un punto di appoggio, una luce, una voce in mezzo all'uragano che la sbatte su e giù. E tutto impregnato degli effluvi della vita, il sopravvivente la tira poco a poco verso il suo cuore come in un focolare raggiante, in un asilo sacro. Tremando ci viene lentamente e vi si rifugia con trasporto. In quella chiaroveggente e calda simpatia, ella attinge con avidità, coraggio, forza, vitalità psichica. Finalmente può aspettare, abituarsi, guardare con la propria vista, ascoltare col proprio intendimento che l'uso dei sensi ha pervertito. Può infrangere a poco i legami razionali e morali delle sue passioni e delle sue facoltà, intravedere distintamente il mondo intelligibile, spiegare le sue forze interne intorpidite dalla nascita, ritrovare il suo principio ontologico, riprendere possesso della sua volontà. Quando essa si è a tal modo riconosciuta come un colombo che si riposa prima di riprendere il volo, quando si sente capace di affrontare l'Horeb e di orientarvisi, quando ella percepisce le anime, gli antenati e il genio alato che la chiama per discendere e per salire, allora, ormai pronta, ritorna verso l'essere calamita che la porta, la accarezza con l'anima, prega per lei e la piange dall'altro lato della vita. Lungamente, lentamente, l'esiliata bacia quel cuore pio e desolato, lo riempie di un dolce etereo calore, di una deliziosa irradiazione. La stringe in un amplesso spirituale squisito, dicendogli così nel linguaggio ineffabile delle anime di Dio: grazie, addio, no, arrivederci in Dio. In questo brano di grande poesia della realtà di Oltretomba, il lettore avrà intuito l'insegnamento. Elifa Levi parla così del grande arcano della morte. Leggiamo. Noi ci rammarichiamo sovente che la più bella vita deve finire e l'avvicinarsi di quel terribile momento che si chiama la morte ci disgusta da tutte le gioie dell'esistenza. Perché si nasce quando bisogna vivere così poco? Perché educare con tante cure dei fanciulli che morranno? Ecco ciò che si domanda l'ignoranza umana, nei suoi dubbi più frequenti e più tristi. Questo ancora può vagamente domandarsi l'embrione umano all'avvicinarsi di quella nascita che sta per gettarlo in un mondo sconosciuto, spogliandolo del suo inviluppo preservatore. Studiamo il mistero della nascita ed avremo la chiave del grande arcano della morte. Gettato per legge di natura nel seno di una donna, lo spirito umano vi si desta lentamente e si crea con sforzo degli organi indispensabili più tardi, ma che a misura crescono, aumentano il disagio nella sua presente posizione. Il tempo più felice della vita dell'embrione è quello in cui, sotto la semplice forma di crisalide, stende a sé d'intorno la membrana che gli serve di asilo e che nuota con lui in mezzo ad un fluido nutriente e conservatore. Allora egli è libero ed impassibile, vive della vita universale e riceve l'impronta dei ricordi della natura che più tardi determineranno la configurazione del suo corpo o la forma dei lineamenti del volto. Questa era felice, potrebbe chiamarsi l'infanzia dell'embrionato. In seguito viene l'adolescenza, la forma umana diventa distinta. Il sesso si determina, un movimento si effettua nell'uovo materno, simile ai vaghi sogni dell'età che succede all'infanzia. La placenta, che è il corpo esteriore e reale del feto, sente germinare in sé qualche cosa di sconosciuto che già tende a fuggir via lacerandola. Allora
il nascituro, entra più distintamente nella vita dei sogni. Il suo cervello rovesciato come uno specchio di quello di sua madre ne riproduce con tanta forza l'immaginazione che ne comunica la forma alle sue proprie membra. Sua madre è per lui ciò che Dio è per noi. È una provvidenza sconosciuta, invisibile, alla quale egli aspira al punto di identificarsi a tutto ciò che ella ammira. Egli tiene a lei, vive per lei e non la vede, non può neppure comprenderla, e se potesse filosofare, egli negherebbe forse l'esistenza personale e l'intelligenza di questa madre, che non è ancora per lui altro che una prigione fatale ed un apparecchio conservatore. Però, a poco, questa servitù lo impaccia. Egli si agita, si tormenta, soffre, sente che la vita sta per finire. Arriva un'ora di angoscia e di convulsione, i suoi legami si infrangono, egli sente che sta per cadere nel baratro dell'ignoto. Il fatto è compiuto, egli precipita, una sensazione dolorosa lo colpisce, uno strano freddo lo prende. Egli dà un ultimo sospiro che si muta in un primo grido. Egli è morto alla vita embrionale, è nato alla vita umana. Nella vita embrionale gli pareva che la placenta fosse il suo corpo, ed era infatti il suo corpo speciale embrionale, corpo inutile per un'altra vita, e che deve essere rigettato come l'ordura nel momento della nascita. Il nostro corpo nella vita umana è come un secondo involucro inutile alla terza vita, ed è perciò che lo rigettiamo al momento della seconda nostra nascita. Il Papius più esplicitamente scrive: immediatamente dopo la morte, l'uomo si trova in uno stato di turbamento inversamente analogo al suo stato immediato dopo la nascita. Però un notevole fenomeno si produrrebbe, secondo il parere di alcuni occultisti indiani. L'ultimo sospiro vitale che sale al cervello lo illuminerebbe siffattamente nel momento della separazione dei due principi, l'anima e la vita, che tutti i fatti immagazzinati nella memoria si presenterebbero d'un tratto alla coscienza del morente con un'intensità ed una vivacità degne di nota. Questo fenomeno, che ha la durata di un lampo, si produce, lo sappiamo tutti, al momento in cui l'annegato sta per morire completamente asfissiato. Parecchie persone cadute nell'acqua, ripescate e richiamate alla vita con lunghe cure, hanno denunciato questo fatto che avevano provato con grande loro stupore. A questa fase di lucidità succede, per fatale reazione, una fase di torpore che dura più o meno tempo. In quel momento l'uomo è come immerso in un sonno talvolta gradevole, talvolta incubo, spaventoso, secondo i casi. Egli non ha coscienza del suo nuovo stato. Ignora il più delle volte come usare delle novelle facoltà, essenzialmente spirituali, di cui è provveduto, ed è soprattutto guidato dalle sue passioni anteriori. Un avaro resterà attaccato ai beni materiali, unico suo terrestre amore, ma egli sarà nello stato di un povero diseredato che si sveglia affamato dopo aver sognato di essere divenuto improvvisamente ricco, gettando l'oro a manate ai suoi numerosi cortigiani. I beni materiali sfuggono all'avaro o all'egoista, nel modo stesso che sfugge l'oro del sogno al povero che sogni, con la differenza che l'avaro ha coscienza della dilapidazione dei suoi tesori per opera degli eredi, lietissimi di questa buona avventura,
e che vi assiste impotente e soffrendo mille torture al vedere sperperati i suoi diletti scudi, simile al paralitico inchiodato sul suo lettuccio che assiste ad un assassinio, ma che, muto per infermità, non può articolare neanche una parola. La condizione di un suicida è anche più terribile. Attaccato al corpo dal quale ha creduto doversi sbarazzare per sempre, egli prova i medesimi bisogni che provava in vita, ma il mezzo di soddisfare questi bisogni è scomparso. Il racconto dei diversi supplizi di Tantalo non può dare che una pallida idea delle torture che prova un suicida assistendo suo malgrado alla lenta decomposizione di quel corpo che egli credeva fermamente esistesse da solo. Ma nei casi più generali, quando le leggi della natura non sono state violate dalla volontà umana, sempre libera nella sua scelta, il periodo di confusione passa presto e a poco il neonato al mondo astrale si abitua all'uso degli organi sconosciuti per lui dei quali è dotato. Questo è il momento in cui è libero di scegliere due strade: o l'evoluzione progressiva, il perfezionamento continuo al di là della morte, o il cosciente sacrificio a pro di un'opera o in favore di un affetto. Al pari che l'avaro può restare attaccato al suo tesoro sotterrato, di cui diventa il demone malvagio, custode tanto più fedele in quanto che rimane invisibile agli occhi dei profani, l'essere esaltato dall'amore può sacrificare la felicità che lo aspetta a pro dell'oggetto amato e restare invisibilmente attaccato a colui che dimora ancora in terra. Lo sposo inconsolabile vede prodursi intorno a lui dei fenomeni strani. La corrente delle sue idee, se egli è scettico, si modifica senza che ne sappia il perché. A poco una vita nuova comincia per lui e l'essere che egli credeva scomparso per sempre si manifesta più attivamente. Un padre può, alla stessa guisa, sacrificare la sua evoluzione alla protezione di un figlio amato rimasto sulla terra. Quelli che muore coscientemente per la sua idea diventa l'anima direttrice di questa idea nell'invisibile, e quella religione, che sembrava a primo aspetto puerile, appare ad un tratto formidabile agli avversari che hanno messo a morte il fondatore. I carnefici hanno dato la vita eterna all'opera che speravano distruggere per sempre. La tradizione trasmessa con la Kabbalah ebraica è sola intatta al riguardo. Essa insegna che come gli esseri si sono divisi progressivamente prima dell'incarnazione, così possono progressivamente sintetizzarsi per effetto dell'amore e, di sintesi in sintesi, risalire all'unità originaria.